Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi volevo spiegarvi un attimino più o meno la quantità di cibo, di carboidrato che dobbiamo ingerire, anche di proteine. La nostra non è una vera e propria dieta, ma un consiglio alimentare su come mangiare da adesso e per sempre, cioè su cosa dare al corpo per stare meglio e per accumulare ed assimilare tutte le risorse, le sostanze di cui necessita. Io dico sempre, quando dovete mangiare cereali, carboidrati, quindi pasta, patate, riso, miglio, farro, orzo, avena, eccetera, la quantità è 2 pugni, per cui il mio pugno è diverso dal pugno di mio marito o dal pugno di mio figlio, eccetera. Sono i miei 2 pugni di riso, i miei 2 pugni di cereali, di farro, di orzo, di avena o anche 2 pugni di legumi. Le patate, se le patate hanno la grandezza del mio pugno, ne posso mangiare due. Se invece ne è una più, ne è un, insomma, un po' più grande, ne mangio una soltanto. Se parlo di patate fritte, rigorosamente in olio d'oliva, si usa un solo pugno, quindi una sola patata da friggere, okay? Perché cambia la quantità. Per quanto riguarda la carne o il pesce, se sono sottili, utilizziamo la regola della mano, per cui la carne o il pesce deve avere la grandezza della mia mano, che è diversa sempre da quella del mio marito o del mio figlio. Se è molto doppia va bene una sola mano, se è molto sottile come carne vanno bene le 2 mani. Stessa cosa per il pesce. Quando sono in regime alimentare, quindi in consiglio alimentare, voglio mangiare la pizza, la quantità della pizza o di un dolce è le mani appoggiate una sull'altra ed è il triangolo grande, mentre per il dolce è il triangolo più piccolo. Per cui in realtà siete liberi di mangiare più o meno quello che volete in giorni particolari, con quantità particolari. Prestateci attenzione, l'unica cosa che non esige quantità è la verdura. Verdura cruda e o cotta va consumata in quantità abnormi perché fa bene e contiene le fibre. Grazie.